draccheggi, quindi che sembrano proprio dei drappi, dei pettaggi, delle stoffe. Ecco, i drappeggi si formano quando la gocciolina dell'acqua, arrivando all'interno della grotta, non trovando più un soffitto orizzontale ma una spaccatura obliqua, va a scivolare lungo il profilo della roccia e scivolando deposita una striscia di cristalli. Quindi immaginate la prima goccia che cade e deposita una striscia, un binario di cristalli. Le gocce successive gli vanno dietro, come su una linea immaginaria. Quindi in centinaia di anni riusciamo a avere queste crestine, queste qui che vi sto illuminando, che poi piano piano diventano i drappeggi più grandi che vedete qua davanti a voi, anche sulla giù sul fondo della sala. Ecco, poi sentite... No. Scusate, se parlate voi non posso parlare io. Giusto. E niente, poi vedete, dicevo, e sentite queste gocce d'acqua che si staccano da questi drappeggi e cadono in terra. Se sotto trovano la stessa parete obliqua, vanno a formare le colate, le vedete sotto il sentiero. Se trovano invece un pavimento orizzontale, formano le stalagmiti, eccole là sul fondo, che sono i rovesciati. Quindi stalattiti e stalagmiti formate dalla stessa goccia un giorno arriveranno a unirsi, a toccarsi, formando quelle che si chiamano le colonne. L'abbiamo lasciata una laggiù nell'ingresso, non so se ci avete fatto caso, bellissima. Quella colonna laggiù si chiama la zampa del cavallo. Se vedete che è fatta proprio quella zampa con la zoccolo. E se guardate bene, accanto c'è anche una piccola stalagmite che ha la forma di una ranocchietta. Ah, sì. Che guarda la zampa del cavallo. Va bene? Un'altra colonna piccolina ma bellina la vedete qua accanto a me, e un'altra anche sul soffitto, bellissima, formata da un drappeggio. Ecco, ecco. Come? Ci vuole poi.